piacere di parlarvi della sessualità sacra. È una sessualità che è poco conosciuta e ovviamente si distingue dalla sessualità tradizionale perché in realtà c'è un aspetto sacro dell'energia, della Kundalini, che nel momento in cui viene intanto riconosciuta e contemplata e fatta fluire all'interno di se stessi, è possibile poi sperimentarla all'interno della coppia e poter fare delle esperienze che sono sicuramente straordinarie a livello energetico. Ci tengo a precisare questa differenza perché la sessualità sacra contempla la spiritualità in senso proprio di spirito e quindi di energia, perché noi siamo energia e la vita ha origine da questa energia che può essere definita forza vitale, soffio vitale, piuttosto che io per me la Kundalini, ma può essere definita ecco, anche energia universale, energia cosmica. È un'energia che, come dicevo, si attiva quando tutto scorre, tutto fluisce a livello del primo chakra e va su verso il cuore, in modo particolare che è un chakra spesso bloccato, e praticamente dà l'opportunità di sperimentarsi trascendendo l'aspetto fisico. Quindi, mentre la sessualità viene vissuta soprattutto a livello fisico, emotivo, ovviamente, sentimentale, l'aspetto della sessualità sacra integra, se non addirittura mette l'accento, sull'aspetto energetico. Detto questo, io vi faccio ascoltare questo audio che mi è stato consentito di poter divulgare, perché a me piace molto dare testimonianze che siano, come dire, concrete, reali. E adesso vi faccio sentire, come vi dicevo, questo video, questo audio più che altro, scusate. Pronti? Via. Grazie per questo feedback, ci penserò. In realtà adesso è un periodo in cui sto lavorando su vecchissime tematiche che sono tornate a galla attraverso ricordi, così, ma ci sta con la condizione astrologica del momento. E sono ferite un po' profonde per cui ci sto lavorando. A livello di coppia, devo dire che sono alla scoperta, grazie a un libro che ho incrociato, della sessualità sacra e che ho pensato moltissimo, proprio in riferimento al tantra, no? La sessualità sacra è qualcosa che secondo me il 99% della popolazione ignora completamente. È un'altra dimensione della coppia, un altro modo di intendere la sessualità, esattamente al contrario di come lo intendiamo noi adesso. Quindi è veramente anche questo un aspetto molto bello che per me è giunto il momento di affrontare. Negli anni ho lavorato su tantissime cose e questa l'ho lasciata sempre un po' in disparte. È un bel vaso di Pandora, se ci metto dentro tutti i condizionamenti e le paturnie e le cose varie, però è davvero un'altra dimensione che vale la pena di esplorare, sì, davvero. Quindi vediamo, guarderò comunque l'evento di Jodorowsky, vediamo se mi ispira qualcosa. Buona giornata. Ciao carissima, sono davvero contenta che tu possa Aspettate, mi prendere sta in sfuggendo di considerazione mano la la sessualità situazione. sacra e sentirti Aspettate, pronta e ecco qui. E quindi dicevo, per chi incomincia a scoprire la sessualità sacra, incomincia a scoprire un mondo e come diceva questa testimonianza, si scopre un vaso di Pandora perché davvero bisogna incominciare a spogliarsi più che altro, spogliarsi di quei condizionamenti, di quei tabù che è come se avessero contaminato e soprattutto imprigionato la vera essenza di chi siamo e quindi perdere di vista questa essenza spirituale di noi esseri umani è come se poi ci portasse a fare delle esperienze anche distorte della sessualità in modo particolare, ma in generale anche della vita, di come vivere la vita. Quello che oggi colgo l'occasione di divulgare è qualcosa di eccezionale perché sono in una fase di grande, come
come dire, mi verrebbe da dire, di maternità, perché è come se riuscissi a dare alla luce, dei progetti, dei percorsi evolutivi che nascono proprio da queste intuizioni, e quindi mi sento in un certo senso, gravida di nuove strade da poter fornire, e quando come dire, le metto alla luce possono uscire fuori delle cose anche un po' come dire, particolari, perché ho pubblicato un articolo che era Come fare sesso con Anna Senatore. Voleva essere sicuramente, non volendo, una provocazione, ma semplicemente perché fare sesso viene inteso sempre con una accezione puramente fisica, mentre il sesso di Anna Senatore è un acronimo e la S sta per seminario, la E di educazione, sentimentale e sessuale, la O olistica. La S e la O sono in evidenza maiuscole, perché in realtà è giusto porre l'attenzione soprattutto sull'aspetto del seminario, quindi di un modo per interagire attraverso un corso, un percorso, un laboratorio. Ecco, vuole essere soprattutto un laboratorio esperienziale, teorico, ma soprattutto esperienziale. E la O di olistico, perché in realtà a me contraddistingue proprio questa visione olistica, questo universo olistico che permette di avere una visione non limitata, non limitante, di un argomento che è appunto la sessualità. Detto questo, il sesso di Anna Senatore. Anna Senatore è un marchio registrato, quindi mi piace poter sottolineare che tutto ciò che deriva da queste intuizioni, da questi percorsi evolutivi, è come se fossero in un certo senso firmati da me, hanno la mia firma. E questo mi piace poterlo affermare, perché in realtà quella che vedete, quella che sono, è autentica e arriva davvero da esperienze molto particolari che non derivano da insegnamenti ricevuti da maestri, ma le ricevo queste informazioni, questi insegnamenti in un modo canalizzato. Quindi io poi ho tradotto il tutto nel pensare che ognuno di noi abbia delle memorie. Queste memorie poi vengono riattivate di solito con il risveglio spirituale, e nel mio caso il risveglio spirituale è collegato alla sessualità. A questo proposito ho scritto anche proprio un articolo, è molto privato, molto personale, che riguarda proprio come è avvenuto questo risveglio spirituale, e pensate che ci ho messo quasi 13 anni a divulgarlo pubblicamente. Sono emozionata perché in realtà sono esperienze che lasciano il segno, e da quel segno di 13 anni fa, io oggi sono quella che sono. Parlo di sessualità in modo chiaramente estremamente naturale, perché in realtà nella sessualità c'è un grande insegnamento, e quello che io desidero è portarlo innanzitutto alle coppie, perché la coppia è sacra, e la coppia può davvero nell'unione contemplare un modello di vita differente. Entrare in contatto attraverso l'ascolto, quindi questo seminario servirà soprattutto per comprendere la parte energetica, quindi c'è proprio un riferimento all'anatomia energetica, e quindi approfondire che non siamo solo un corpo fisico, ma un corpo energetico. Quindi in questo seminario si parlerà di anatomia energetica, di life coach relationship, che vuol dire proprio l'interazione, la comunicazione basata soprattutto sull'ascolto attivo, e sulla sessualità sacra, quindi sul tantra. Detto questo, è un seminario che, per quanto possa avere una provocazione nel titolo, non ci si spoglia, o almeno non ci si mette a nudo dai vestiti, ma ci si metterà a nudo da quei pregiudizi, da quelle paure, da quei sensi di colpa, la vergogna, che spesso vanno a condizionare chi siamo, la purezza proprio del chi siamo e del come si può vivere la sessualità, a partire da se stessi, perché chiaramente è un viaggio esperienziale e teorico, che porta proprio in un viaggio profondo. Io direi che con questo
è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che possiate quantomeno contattarmi per avere maggiori indicazioni anche telefonicamente oppure via mail. Io vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico. A presto, ciao!